Ciao ragazze, oggi nuovo video e questo sarà un video review su una palette che ormai è famosissima qui sul tubo, la palette di La Sindina, della Mulac Cosmetics. E, allora, io sì, me ne voglio parlare, ma non troppo perché ho visto ci sono già tantissimi video dove se ne parla anche di proprio di La Sindina, quindi vi do la mia opinione. Io comunque ce l'ho da qualche giorno, ma già ho utilizzato praticamente tutti gli ombretti, forse sì, uno solo non ne ho usato, due. Diciamo uno e mezzo, e praticamente mi è stata regalata, come già vi ho detto nel video, mi preparo con voi, da Corrado, e il prezzo è sui 33,95€, 34,95€, comunque meno di 35€. Le spedizioni in tutta Italia sono gratis, però con il contrassegno si pagano 5€ in più, quindi vedete voi come preferite. Io adesso la confezione non ce l'ho più, comunque vi arriva in quelle buste con questa all'interno, perché si trova qui dentro la palette quando vi arriva, e fate conto, l'abbiamo ordinata un venerdì, è arrivata il martedì mattina, quindi non è che ci metta tantissimo. Oltre alla palette vi arriva anche questo cartoncino dove ci sono tutti i look creati dalla Sindina, e qui dietro diciamo un close up, facciamo i tecnici, con il nome insomma ispirato al barocco, alla pop art, a Da Vinci, espressionismo, Monet e Femme Fatale. È molto carino, insomma, per prendere anche spunto, anche se tipo quello della pop art, che è quello anche che lei ha realizzato nel video, non è che comunque è solo un colore, poteva farne di più, tipo questo qua, Femme Fatale e Da Vinci sono i più belli perché sono quelli un po' più complicati. Allora, la palette è in cartone con la chiusura a calamita, abbastanza piccolina, non è estremamente grande, un po' spessa, ma insomma non male. E ha tutto questo qui, questa scia di capelli con il pied de poule, si chiama, viola e arancione. E gli ombretti, allora non è testato sugli animali, e alcuni ombretti mi pare che sono tutti bio, e alcuni quasi, mi pare quelli shimmer così e così, e quelli invece opachi dovrebbero essere completamente opachi. All'interno c'è uno specchio abbastanza grande, e poi abbiamo la palette vera e propria, è composta da 13 ombretti più un eyeliner in penna che vi farò vedere dopo, e gli ombretti sono diciamo 6 opachi e 7 shimmer, e questo diciamo che ha dei glitterini veri e propri, e ognuno ha il suo nome. E gli on sono due on e un off solo, un on opaco e un on glitterato, diciamo, e l'altro off appunto che è quello più scuro. Secondo me ci stava bene anche un nero opaco, perché io personalmente lo preferisco a un nero del genere, anche se questo poi quando lo applicate non è estremamente luminoso, almeno io lo uso nell'angolo esterno, ecco, da solo non l'ho ancora utilizzato per fare una specie di smoky. Allora, i colori secondo me più interessanti sono Toast, che è un bellissimo color amato, Coffee è un classico marrone opaco, mi piace tantissimo Gypsy, L'on, questo qui luminoso, e Blitz e Mist l'ho usato poco, solo un po' nella rima inferiore, quindi ancora non mi sono fatta un'idea. E per il trucco di oggi, perché praticamente questo video sarà diciamo il primo di altri due che potrete vedere alla fine, realizzerò due tutorial, ancora li devo realizzare, e dove vi farò vedere in un tutorial solo i colori, questa parte diciamo naturale, vedrò quanti ne riuscirò ad usare, e un altro dove userò questi qui colorati, tranne Titanic e Jade, perché li ho usati già oggi. Oggi, non so se vedete, ho questo trucco che a me personalmente piace molto, con Titanic, che è questo blu shimmer nell'angolo esterno e nella rima inferiore, e nella palpebra mobile ho Jade, che è questo bellissimo verde satinato, e nell'angolo interno ho l'on, questo qui glitterato satinato, sotto l'arcata sovraccigliare ho quest'altro on opaco, e poi nell'angolo esterno poco poco per scurire ho off, e l'eyeliner che ho applicato è sempre questo qui in penna. E allora, il trucco veramente mi piace come la resa degli ombretti, e non c'è tanto fallout, insomma gli ombretti non sono estremamente polverosi, un pochino sì, cioè quando li andate a prendere un pochino rimane la polverina, però io li ho usati anche con una base sotto, ho messo ad esempio per il blu ho usato questa Skinny Fit di Kiko, quindi un pochino il prodotto è andato a trattenere, e invece per Jade e per il diciamo l'illuminante ho messo una matita bianca. Io vi faccio vedere alcuni swatch, ad esempio on quello brillantinato sembra quasi un prodotto cremoso, è molto molto scrivente. Questo color carne naturalmente è meno scrivente, cioè è meno evidente perché appunto è un color carne, però vi posso dire che si vede, insomma, per concludere il trucco va benissimo. Poi abbiamo off quello opaco,
Si sentono i glitterini su questo, anche questo è molto scrivente. E i glitterini comunque rimangono, quindi mi viene da pensare che con una base cremosa sotto, eccoli, i glitterini si vedano bene. Proverò una sera di queste a fare un trucco completamente nero, diciamo. Poi ci sono quelli che ho usato di più, che sono sicuramente Toast Coffee, quindi due colori, diciamo, quasi naturali, perché sono molto molto belli. Questi due, bellissimi insieme. Eccoli qua. È un bellissimo punto di ramato, insomma, non so, lei lo chiama color caramello, sì, effettivamente è un color caramello. Poi abbiamo gli opachi, io sugli opachi ho un appunto su due colori, soprattutto su Joy, che è il giallo, quindi abbiamo Joy, Gypsy e Game. E, allora, io Joy l'ho usato veramente poco, giusto un accenno, mi ricordo, appena preso. Vi faccio vedere intanto i tre. Allora, questi sono i tre colori, estremamente scriventi, non mi piace il punto di giallo che hanno preso. Vedete? Lo trovo troppo chiaro. A me il giallo personalmente è un colore che piace tanto e lo uso molto volentieri, abbinato spesso e volentieri appunto al viola. E io mi sono presa due palette che ho io, della Kiko, insomma, cioè che ho fatto io. A me piace questo punto di giallo, ve lo faccio vedere vicino. È un giallo quasi più ocra. Questo è un giallo molto più freddo. Non credo si vedranno mai. Comunque, vedete, mi piace più questo tipo di giallo. Questo lo trovo poco evidente e si confonde un po' col colore della pelle, anche se effettivamente è giallo. Gypsy, secondo me, è fantastico, bellissimo. E anche Game è un bellissimo viola. Io fate conto che di viola usavo sempre quest'altro di Kiko, che è molto più scuro, che non so neanche se fanno più, sinceramente, ve lo faccio vedere vicino. È un pochino più scuro e molto più scrivente, però fate conto che questi ombretti hanno un inci completamente verde, quindi non ci si può lamentare. E poi abbiamo i colori sotto, che invece sono quelli appunto shimmer, ve li faccio, io non riesco a pulirmi le mani. Allora, appunto Titanic e Jade l'ho usati oggi. Allora, Titanic, Jade, allora Titanic diciamo che ha dei glitterini all'interno, mentre Jade è più un satinato, quindi metallico, ecco, ha più un effetto del genere. E poi invece Jade è uguale a Bubble, scusatemi, diciamo sono metallici, hanno più riflessi con la luce. Non hanno dei veri e propri glitterini. E poi abbiamo gli ultimi due, che invece sono Miss, che è una specie di borgogna, ma non proprio, e Blitz, che è un dorato abbastanza scuro, però. Ve li faccio vedere qui. Molto belli comunque, veramente scriventi senza doverci insistere troppo. Vedete? Veramente belli. Cioè, si vedono comunque con delle basi sotto, secondo me rendono ancora meglio. L'eyeliner è un eyeliner in penna e questo è fatto in Belgio, mentre la palette mi pare sia fatta completamente in Italia. Sì, e praticamente mi pare che a Cialdini era sulle 2 euro e qualcosa, se facevate un conto. Non è poco come prezzo sulle 35 euro, adesso non ricordo con precisione, però per essere una nuova azienda, sì, un nuovo sito, buttarsi con una palette che è abbastanza costosa, non troppo, secondo me. Però ecco, non è una specie, una Naked che costa 45, quanto viene, non mi ricordo, però è la Urban Decay, questa diciamo deve essere un po' la presentazione del sito, ottima scelta di colori secondo me, perché a me personalmente piacciono tutti e credo che siano colori che utilizzerò sia d'estate che d'inverno, quindi c'è un'ottima, cioè una palette molto versatile e si può usare tranquillamente d'estate e d'inverno se fate distinzione tra i colori scuri e i colori chiari, insomma, i colori un po' più forti. E l'eyeliner a me personalmente per adesso piace, lo sto usando praticamente tutti i giorni da quando mi è arrivato. Ha la punta in feltro, quindi è abbastanza rigida, ve lo faccio vedere qui. Devo dire che non è male per niente, lascia un bel segno nero, anche di punta non è male, certo non è propriamente iperpigmentato di punta, però io per adesso lo sto tenendo nella palette, quindi ora lo metterò a testa in giù e vedrò se la punta scrive. Comunque, la riga di eyeliner oggi è fatta con quello e mi ci trovo piuttosto bene e non mi va a sbavare, anche se io non ho di questi problemi solitamente con gli eyeliner. E niente, mi pare di avervi detto tutto, quindi adesso io vi lascio la scelta di due tutorial, troverete uno più colorato e uno un po' più naturale, se volete potete scegliere quale vedere, oppure potete vederli tutti e due. Ecco, fatemi sapere quale preferite. Se vi piace la palette, se avete intenzione di comprarla o se l'avete già comprata, io vi mando un bacione e al prossimo video.